Buonasera, benvenute e ben ritrovate. Come state? Ci siete soprattutto? C'è qualcuno? Attendiamo. Non li vedo. Facciamo un minuto. Non sono abituate che entro subito d'amblè. Un 21:06. È presto e siamo entrati subito. Vabbè, raccontatemi qualche cosa. Gianna Maddalena. Dovevamo tenere la musica ancora per un po'. 13, Buonasera. spettatore attuale. Oh, meno male, ero preoccupatissima. Buonasera, buonasera, buonasera. Questa sera faremo un progettino veloce, veloce. Come dice la Telma, una cavolata. Devo alzare la voce? Sì, Ah, perché hai la voce un po' giù? perché sono stanchissima. Ah, ecco. Sono E se stanchissima no non di... li sento io. Magari li sentono loro col microfono, non io. E allora, da capo, buonasera, benvenute, ben ritrovate. Questa sera faremo un progettino veloce, perché sennò... Poi mi dite, ma cosa me ne faccio di tutte quelle coperte? Cosa faccio con tutti quei quilt? E cosa fate con tutti questi puntaspilli, queste borsettine? Però dobbiamo un po' accontentare tutti. Devo dire che quando facciamo i lavori grandi e importanti abbiamo moltissimo più seguito rispetto a quando facciamo quelli piccoli. Anche a me piace fare di più quelli grandi di quelli piccoli. Ma voi avete salutato? Ciao, buonasera, siamo Buonasera. a 25, abbiamo tante tante amiche, Alessandra, Leonora, Silvia, Mary, Emanuela, Angela, Franca, Carla, Mirella, Maria, tutti qua, Bene. Domenica, Luisella. Vabbè, adesso ci raggiungeranno. Allora, vi devo dire due, tre, quattro cose. La prima è che il progetto di questa sera sarà questo. Ed è un puntaspilli, needle case, porta spilli, porta fili, porta forbicine da tavolo di Natalie Bird. Tenero. È tenero, sì. Puoi usare il topolino, che cercavi il topolino per fare Infatti qualcosa è bellissimo col quel fiorellino. topolino. E questo sarà il progetto di questa sera. Poi, alcune di voi mi avevano scritto e avevano scritto a Natalie per quanto riguardava il blocco del mese, quello che stava creando. Il blocco del mese è finito ed è arrivato. Lo tolgo dalla pellicola, se no riflette. Quindi, per tutte quelle di voi che fossero interessate al nuovo blocco del mese di Natalie Bird, ta-da! In anteprima, potevo prendere la mia coppia che è meno corposa per i kit. Ecco qua. Credo che Claudio non l'abbia ancora inserito, anche se è 2 giorni che glielo metto sulla scrivania. Vuoi stupirmi con degli effetti speciali e l'hai inserito e metti il link? Mi sembra no, vero? Vabbè, ma lo inserisce subito domani mattina, non preoccupatevi se non l'ha inserito oggi. Non c'è neanche qua. Questo è il nuovo blocco del mese. Poi, sempre Natalie ha finito questo bellissimo quiltino a esagoni che è in parte ricamato e in parte cucito. Vuol dire che il centro, il fiore dell'esagono è ricamato. Ecco qui un altro nuovo progetto appena uscito, direttamente dall'Australia a casa vostra. È Bello. carino, eh? Potresti farlo tutto in azzurro di notte, quando non vai a fare il corso preparto, quando non vieni qui in negozio, quando non vai in giro. C'è chi fa i complimenti per la coperta dietro. La coperta dietro era la quarta cosa che vi dovevo dire, quindi una, due, tre, quella è la quarta. Quella dietro è un blocco del mese non recente, sempre di Natalie Bird, che è questo qua e si chiama Small Pleasures. Ah, non ho detto i nomi degli altri, non fa niente, dopo ve li dico.
è questo qua. E ce l'abbiamo. Non ci si crede. Finita è anche il cartamodello. Una cosa. Che cosa c'è? No, che è finito e c'è anche il Sì. cartamodello, Una cosa carina di una questo rarità. quilt, proprio di questo, è che l'ha fatto Natalie Bird e ce l'abbiamo noi in negozio. Davvero? Per sempre, sì, è mio. Che bello! Gli incroci sono perfetti? Non ci sono. Guarda, oltre agli incroci perfetti, vi farei vedere da vicino, lei l'ha fatto a termoadesivo con il punto festone, A mano o a macchina? a mano, ma Lo so, sembra io chiedo, eh. fatto a macchina, cioè la precisione dei punti è pazzesca. Guardate qui anche il cordoncino del ricamo, questo qui è Ma fantastico. sei Brava. sicura? Ragionevolmente certa, sì. Perché mi inquadri la bocca? Ah! Anche Sei mossa tu. domani mattina, poi questa sera finite le riprese, faccio le facce di Roberta e vi faccio tutti gli screenshot dei video dove io faccio tutte le brutte facce. Che non le faccio volontariamente. Poi riguardando i video. Ah, ma non vedete il pezzo sotto? Va che carino. Con gli orsetti. Anche Oh, che teneri. questi puoi fare per Leonardo. Un bordo di una copertina. C'hai più copertine che il tempo che prenderà freddo. C'è anche quella del primo piano che me l'ha detto, quella lana che avevo regalata. Te la sto preparando una copertina per la carrozzina. Ma quella è di poliestere, quella che le hai dato, è Va lana bene tutto, ecologica. dai, va bene tutto, dai, loro si occupano. Io so, devo andare in giro con cinque copertine, ogni volta che trovo una li cambio. Ta-ta, ta-ta. Morirà di caldo questo povero bambino. Meno male nasce a fine agosto, così abbiamo tempo di utilizzarle tutto l'inverno. Ecco, questa era la quarta cosa che dovevo dirvi. E il premio per la condivisione di questa sera ovviamente sarà una copia del cartamodello. Non ci sono Sarà il squadrette, questo cartamodello, perché sarà la il copia non la cartamodello. No, una facciamo. copia vuol dire lei. Un cartamodello. Né E non ci sono un'entità. squadrette, non c'è niente, quindi questa sera cartamodello. Una sera rilassata senza materiali strani, mi sembra. Claudio, stai tranquillo che i pochi link che ho. Pochi link, non lo so, Claudio, però Ah, Small Pleasures ha messo. Small Pleasure, certo, perché era già arrivato. E invece Willowbrook Market Garden è il nome di quello nuovo di Bird House. Nuovo, nuovo, appena arrivato. Ma sapete che non l'ho neanche visto? È arrivata ieri la scatola. Vedevo solo lei che lavorava in questo periodo, ma non ho visto il cartamodello. Però possiamo tenerlo in considerazione per uno dei prossimi progetti. Un blocco la settimana. Non ne abbiamo di progetti da fare. No, 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 sono no. d'accordo. Allora, questa sera, per accelerare i tempi, io mi sono già portata avanti con un po' di lavorini. Innanzitutto il cartamodello che trovate dentro, il template, è già a misura, quindi non dovrete aggiungere il margine di cucitura. Quello che vedete poi lo riducete di un quarto di pollice tutto attorno. Io mi sono già preparata dei pezzi. Allora, sono. Si può inquadrare il tavolo? Sono quattro facce che formano una piramide e un fondo. Non, naturalmente non sono riuscita a ricamare perché l'ho montato così tra il lusco e il brusco, come si suol dire. Sono quattro facce. Questa faccettina qui avrà questo, che sarà un portaaghi. Questa faccettina qui avrà un portaforbicine, che dopo vi farò vedere come si monta. Questo sarà un semplice puntaspilli con una decorazione, e anche questo sarà poi ricamato a mano, domani lo ricameremo. E qui è la taschina per mettere il filo, il ditale, tutte le attrezzaturine varie molto piccole, le matassine, quelle fatte su sulla barchettina di filo mulinelle, potete inserire lì. E naturalmente il fondo. Allora, Eppi dice, buonasera Heidi. buonasera. Ta-da!
Perché non sono riuscita a pettinarmi, avevo i capelli così, tipo un Muppet. Allora ho pensato di legarli. Fa un caldo questa sera qua dentro, anche il maglione. 28 gradi fuori. I pezzi della piramide, dopo lo tolgo il maglione, fa un caldo. Sono fatti due di lana, uno di un tessutino di cotone, noi abbiamo usato i tessuti di Tilda per farlo, e l'altra faccia Per che vedere che i tessuti di Tilda vanno bene con tutto. con tutto, anche con il patchwork, non ci si crede. E poi questa faccia che doveva essere di lino, io presa dalla foga l'ho fatta di lana perché mi piaceva crema per farlo un pochino più chiara. Allora, da cosa partiamo? La faccettina più semplice che sono riuscita anche a bruciare con il ferro da stiro mentre facevo altri due o tre lavori. Allora, queste applicazioni vengono fatte con la carta termoadesiva. Utilizzeremo per realizzare questa applicazione la carta termoadesiva, quella Lilla Item Bond. Le altre, quelle più sottili, non vanno bene perché è lana, quindi lana con lana ha bisogno di un collante un pochettino più spesso. Non utilizzate l'item bond, quello rosso, quindi quello heavy, perché è troppo pesante, poi fate fatica a cucirlo o a mano o a macchina. Io qui non credo di fare il punto festone, ma farò semplicemente un punto a cavallo, una piccola decorazione, una filzina, tutta attorno e poi farò i decori, i ricami che vengono richiesti all'interno del cartamodello. Quindi, all'interno del cartamodello troverete i disegni già specchiati. C'è qualcuno nuovo questa sera che non sa come si fa il termoadesivo oppure siete già tutti istruiti? Adesso vediamo le risposte. Intanto c'è Silvia che dice: togliti quel maglione che mi fa il caldo. Ho un caldo pazzesco, me lo tolgo veramente, scusate. Ma prima non faceva così caldo perché sono andata in un posto dove c'era l'aria condizionata a manetta oggi pomeriggio. No, Non effettivamente fa caldo faceva. anche io, ma è che devo normalità. Eh sì, ma oggi sono andata in aeroporto e faceva freddissimo dentro nell'aeroporto. Quindi mi sono messa il maglione. Poi sono tornata qua di corsa a lavorare e non ce l'ho fatta toglierlo perché ero presa dal lavoro compulsivo. E ho corso, corso, corso. C'ha dei polsini. Intanto c'è Anna che chiedi come si fa a vincere il cartamodello. Come si fa a vincere? Sei nuova, Anna? Sì, il cartamodello si vince condividendo. Allora, domani Claudio, che ci sta ascoltando da casa, farà un tutorial su come condividere, perché noi diamo per scontato che tutti sanno condividere su Facebook, su Pinterest, su Instagram e su tutti i social, ma in realtà non è così. Quindi vi faremo degli schemini su come condividere e come fare a condividere, perché non tutti i social sono uguali, in modo tale che dopo voi su quel social mi mandate un messaggio dicendo ciao, ho condiviso qui, perché io non li vedo alcuni che voi condividete, quindi me li dovete elencare voi. Quindi si fa un copia o un gira video da condividere sui vostri social. Noi sorteggiamo tutte le settimane una persona di quelle che ha condiviso proprio a caso, conosciute o non conosciute. Purtroppo chi collabora con me è sfigatissimo perché non potrà mai vincere niente. Mi dispiace, vi farò dei regali a fine anno. Quindi purtroppo non potete partecipare, ma potete comunque condividere, condividere, condividere. Ti faccio un regalo, uno a te, uno alla Sonia, uno alla Franca, uno all'altra Franca, uno alla Elena, cioè praticamente uno, sembro Babbo Natale. Mentre voi condividete, mi avvisate che avete condiviso se non abbiamo un'amicizia, un partner, un qualche cosa e a caso la Telmelise sorteggia un nome e vi viene spedito il vostro regalo a casa. Con il corriere, se siete di Milano potete passare a ritirarlo. Anche se siete fuori Milano e volete venire a trovarci a prendere il vostro regalo,
Sì, ovviamente, potete passare. E Ah, noi? c'è Ivana che chiedi, ma quando parli di lana, intendi panno lencio o... Lana. Questa è la lana, quella che vendiamo in pacchettini piccoli o in fat quarter. Oh, non abbiamo portato qua neanche un pacchetto questa sera. E Claudio posterà un link della lana, forse. Comunque la trovate qua in negozio in pacchettini multicolor oppure in fat quarter. E alcune sono tinte a mano e sono un pochino più preziose. Altre sono quelle anche per fare le sciarpe invernali con che abbiamo fatto quest'inverno, l'Infinity Scarf. E poi vedete voi, insomma, se avete a casa dell'altra lana potete utilizzarla così. Sia il fondo di questo pezzo di piramide che le decorazioni sono fatte tutte in lana, carta termoadesiva, i ten bond, quella lilla, quindi la light per intenderci, non l'extra light, quindi non quella azzurra perché non riuscite a tenerli assieme. Ecco qua. I pacchettini di lana li trovate sotto questa forma qui in negozio. Poi ce ne sono di tantissimi colori. Mi hanno portato quelli azzurri perché sono i miei preferiti. Invece l'opposto lo vedranno su Facebook, vero? Per vedere la condivisione. Diana sempre chiedi dove può trovare il... Non ho capito niente. Anna sta chiedendo questo video che hai detto che Claudio farà, questo tutorial per Lo troveranno condividere su su Facebook, Facebook. vediamo se ha voglia di postarlo su YouTube, così sarà a disposizione di tutti, anche chi non ha Facebook, giustamente. Ecco qui. Comunque in breve, no? Comunque a breve, perché Claudio mi sembra che non abbia niente da fare in questi giorni. No, sta facendo un sito nuovo, sta facendo i video. Ma a proposito di video, dopo iniziamo con il tutorial, ma avete visto la novità dei prossimi video? Che fa Silvio? Che video saranno, però sono carini. Quindi prepariamo il primo pezzo. Una volta che abbiamo fatto questo, abbiamo cucito tutti i bordi e abbiamo ricamato le zampine della coccinella, le antennine, un po' di pistilli di fiori dove ho bruciato il tessuto e queste cose qui, questo è pronto. Lui è già tagliato a forma del cartamodello. Il secondo pezzo è questo porta a quello che vuoi. Quindi abbiamo la nostra faccetta di piramide. Andiamo a trasferire il nostro disegno. Prima ho chiesto, c'è qualcuno di nuovo? Se non sapete fare qualche cosa, mi raccomando, scrivete la Telma legge oppure risponde in modo tale che tutti riusciate a capire al meglio, perché io magari tante cose le do per scontate. Per non stare tutte le volte a rifare la carta termoadesiva perché sennò magari tanti si annoiano. Quindi le cose basic vi rimando ai video dell'anno scorso, che quando li guardo mi viene male. Ma vi ricordate i primi video con la seggiolina, lo scialle d'inverno? No, i primi Sembravo video sono stati quelli della Pliqué. dell'Appliquick, sì. Sembravo la piccola fiammiferaia quando li vado a vedere. Poi grazie a voi abbiamo comprato tutto questo, devo essere sincera, non grazie a me. E bene, facciamo questa taschina qui ora. La taschina ha un pezzettino di filo all'interno che noi andiamo a tagliare. Come è fatta? Abbiamo un rettangolino di tessuto. La misura poi la trovate all'interno del cartamodello. Questo rettangolino di tessuto, metà. Ah, c'è una persona che non sa farlo, che mi sa che sono persa qua. Scrive Claudio che c'è qualcuno che ha detto che non sapeva fare il termoadesivo, scusa. Il termoadesivo, adesso lo faccio vedere. Faccio prima la taschina, poi faccio vedere un attimo il termoadesivo. E invece per la lana non abbiamo inserito il link, ma una volta che ci scrivete vi mandiamo le foto di tutto quello che c'è a disposizione. Ok, perfetto. Quindi mandate un messaggio che desiderate ricevere le fotografie della lana, lo mandate via WhatsApp con il cellulare del negozio, con il tablet del negozio, lo mandate su Messenger, mandatelo come volete e con calma qualcuno mi risponderà. Allora, per fare la taschina abbiamo il nostro quasi quadratino, in realtà è un rettangolino di tessuto, la cui metà è fliselinata con una fliselina. Un
pochettino più pesante della 710. Adesso non ricordo che numero abbiamo messo. 700 è questa. Abbiamo messo dentro la 700, quindi che ha una struttura un pochino più pesante, perché la 710 è proprio. Ma di cosa state parlando? Adesso mi direte, date i numeri. Vliselin 700 è la flisellina, la vliselina, la flisellina, l'interfode, la termoadesiva su un lato. Stasera non so parlare, perché do per scontato delle cose come se foste delle mie corsiste da sempre, quindi tru 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 tiro via. Solo su metà, mi raccomando, e l'altra metà la lasciamo libera. Tagliamo un pezzettino di elastico. Il classico elastico delle mutande, per intenderci. Un pochino più piccolo, vedete? Un paio di dita più piccolo della grandezza della nostra taschina. A questo punto lo vado a inserire all'interno in cucitura. E punto uno spillino, in modo tale che si fermi e non si muova di qua. A questo punto metto gli occhiali. Ho messo i piedi, no? Ah, scusami, il cartamodello davanti. Vado a mettere un punto. Non so come si chiama questo punto, eh? Calcolate, al posto di fare uno zigzag, è come una serpentina ondulata e tratteggiata. Gesso, non c'è più il mio gesso qua sul tavolo. Il tuo gessetto? Aspettate che vi disegno la forma della... qua. Il punto che... vabbè, a parte questa cosa che... Il punto che vado a utilizzare per cucire l'elastico è un punto fatto così, una serpentina tutta tratteggiata. Non so se riuscite a vederla, sì? Se non ce l'hanno, usano lo zigzag oppure sempre la cucitura così, dice Silvio, però tratteggiata, che ha le punte al posto di essere una serpentina. È del tutto ininfluente, si dice. Rimetto a posto il mio quiz. Molto bene, come parto? Prendo il mio elastico innanzitutto, metto, anzi, facciamo così, metto sotto prima questo e lo fisso con l'ago in modo tale che non si muova. Poi tiro leggermente il mio elastico e inizio a cucire. Aspettate, dovete tirare un pochino sul retro perché c'è lo spillo, dobbiamo fare l'avvio e c'è stato il fix. Io lo fisso questo, vedete? E cucio lungo il bordo. Allora, qui, non so se si vede, tenete sempre fuori una codina di elastico, un centimetrino. Quindi l'abbiamo fatto circa 3 centimetri più corto della taschina. E quando andiamo a cucire lasciamo fuori circa un centimetro. Scusate. Mi puntassi uno spillo, forse, Roberta, sarebbe meglio. C'è Anna Cinti. Come mai Anna Cinti, dopo tutto questo tempo? Vedi che ha top line, vero Anna? La Ramona fa sempre i cuoricini a Silvio, ma lui non cede. Cioè, è bellissima la Ramona, eh? La nostra Franca dal profondo sud della Sicilia.
mi ha mandato delle bellissime foto di una vecchia sartoria siciliana maschile. Sì, Ramona, Ancora? ci sono. Che cosa? Allora, Ramona. Eccolo qua, questa è la nostra taschina, avete visto? Leggermente arricciata, cioè leggermente arricciata. Come facciamo per cucirla? È semplice. Ve lo faccio vedere un attimo sul retro, poi io sul fronte l'ho già. Posizioniamo la base sulla base del lato della piramide in questo modo e lo puntiamo con gli spilli. Poi andiamo a puntare i lati. Così. E così. Per tenerla ferma, prima di cucirla agli altri lati, faccio una piccolissima cucitura a 2 mm dal bordo, solo per tenerla ferma, perché sennò mi risulta poi complesso andare a cucire tutti i pezzi assieme con questo mobile solo con gli spilli. Quindi per precauzione io faccio una piccola cucitura tutt'attorno e così, senza né leggere né scrivere, me lo sono tenuta bloccato. E questa è la seconda facciata. Ovviamente adesso io non ho il pezzo ricamato, ma voi andrete a ricamare tutta questa parte o a punto scritto o a punto erba, come vi è più comodo, in modo tale da arricchire e abbellire il nostro lato della piramide. Avete visto che veloce questa sera questo progetto? Perché siamo un po' stanchi e fa un po' caldo, abbiamo avuto un po' di cose da Ma fare. caldo così. Fa caldissimo, le luci sono. Allora, il terzo lato della nostra piramide è composto da, Natalie dice, 14 esagonini. Poi la misura del lato dell'esagono la trovate sempre all'interno del cartamodello. Io ne ho fatti solo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me ne sono avanzati due che sono qui che ballano in giro da qualche parte, non so. Da qua, voi? No, non mi servono perché anziché attaccarli assieme e mandare poi un pezzo inutilmente in cucitura, cosa ho fatto? Ho aperto tutti gli esagoni sui lati in modo tale che non mi serve attaccare altri due esagonini qui per poi mangiarne via solo 1 cm. E così ho risparmiato due esagoni. Li ho risparmiati qui, ma in realtà li avevo già fatti. Ho aperto tutte le cuciture, vi faccio vedere. Vedete, tutti i lati degli esagoni sono aperti, non sono rigirati. All'interno, per comodità, ho messo la carta termoadesiva e l'ho lasciata. Potete usare sia quella Apliquick che quella Wash Away. Poi, una volta che avete cucito tutti gli esagoni assieme, e l'ho fatto con la tecnica, quella con la bacchettina di colla, è svenuto il gatto? Aspetta che giochi. Cecchetti così sul tavolo. Devo farvi vedere come si fanno gli esagoni? Mi dai quel foglio che c'è sotto Cathy senza farti graffiare? Questo sarà No, una bella impresa. c'è lì quello degli esagoni. Eccolo. Oggi per comodità ho stampato, anzi Claudio mi ha, pelo di gatto, mi ha stampato gli esagonini, no? E mi dai anche uno di quegli esagoni lì? Grazie. E la matita nera non Infatti c'è ce che la l'ho. Questi matita sono. nera non l'ho presa, io avevo preso la bianca che era qua. Sul tavolo là. Allora, come facciamo a fare questo esagonino? È semplicissimo. O ve li stampate o ve li disegnate, è indifferente. Con le forbicine Apliquick, sparite anche quelle. Non c'ho la mia attrezzatura sul tavolo questa sera, Cosa perché? vuoi? Le forbicine. No, Quale? quelle Apliquick le usate prima, erano lì Perché ho sul messo via. tavolo. Perché tutto va nel suo posto. Giusto? Giusto. Brava. Come
con queste forbicine sgrinate vado a tagliare la mia cartina termoadesiva. Questa è quella idrosolubile, ma voi potete utilizzare quella che desiderate. Potete utilizzare anche. Ho un attimo di vuoto mentale. Ah, potete utilizzare anche la freezer paper, che Claudio mi ha detto, ma con che carta lo fanno? Con quella che vogliono. Potete utilizzare questa, potete utilizzare la freezer paper, potete utilizzare quell'altra della Pliquick, è indifferente. Io quella che ho più comoda per le mani in quel momento utilizzo. Vado a stirare il mio esagono sul retro del tessuto. La Franca dice che ti ha rispedito le forbicine. Veramente? Però non le ho ricevute. Ah, ma non dovevamo portarle la macchina per cucire alla Franca? Non è ancora arrivata? Ma è un'altra Franca, Franca di Eusebio. Sì, Franca di Eusebio, mi sembra che ha comprato una macchina per cucire. E allora avevamo detto, Ah, lo magari. so, tutte le franche adesso si stanno attivando per comprarsi le macchine, faccio più fusione. Ah sì, anche l'altra Franca, Resegotti, ha preso la macchina per cucire. Allora, vado a tagliare circa un quarto di pollice tutto attorno. Tutta storta. Siamo il luminare Erika, come funziona qua la idrosolubile? Cioè, si scioglie lavandola? Dopo un po' di lavaggi, non immediatamente, dopo un po' di lavaggi si scioglie. Quindi dovete lavare più volte. Questo naturalmente non è una cosa che andrete a lavare spessissimo, quindi poi prendete un pezzettino di carta. E con la nostra collina andiamo semplicemente, io faccio così perché vado un pochino veloce, senza imbastire nemmeno gli angoli. Li chiudo così e poi li vado a cucire tra di loro con un puntino. Ecco il mio esagono fatto. Così ho fatto tutti questi 12, vedete, questo mi è venuto un po' più grande, ma insomma il concetto è il medesimo. Domande? Dubbi? Perplessità? La Lili che era prima curiosa per sapere come si facevano questi esagoni, che non lo sapeva, adesso ha detto: Ah, non è difficile. No, è facilissimo. Poi se la fai con la freezer paper, ovviamente, una volta che li hai cuciti, stacchi leggermente questi e la freezer paper viene via. Non è eterna, cioè la togli e la puoi riutilizzare su altri esagoni, perché è termoadesiva ma riposizionabile all'infinito finché non si rompe. Mentre questa qua, volendo, si lava, oppure quell'altra la lasci sotto, oppure puoi usare semplicemente un cartoncino. Io preferisco quelle termoadesive perché così restano ferme in quel posto e non si muovono. Invece come cucirli? Si cuciono mettendoli dritto contro diritto. E faccio semplicemente un punto a cavallo. Non so neanche il filo. E ho messo lì, c'è un ago col filo, vedi? Tac, proprio qua. Ho messo lì un ago col filo, un centimetro di filo. Vabbè, era quello che c'era qua sul tavolo che volava. Quindi voi mettete il dritto contro il diritto e con l'ago andate a cavallo. Trac, trac, trac. E vi fate tutto un cordoncino, una specie di cordoncino qua. Poi aprite. E non vedrete più la cucitura. Come si montano questi qua? Fate la prima fila, quindi fate i pezzettini interni, poi montate gli altri 4, fate i pezzettini interni, poi montate gli altri 5, fate i pezzettini interni. Quando avete le vostre tre file di esagonini, cucite a zigzag, sempre mettendo diritto contro diritto, quindi questo contro questo lo cucio, poi lo sposto, poi si sposta e quando lo aprite, questo è il risultato. Come resta da attaccato questo alla nostra piramide? Io qui ho fatto un sottopunto invisibile con la macchina per cucire perché sono sempre in ritardo. Voi volendo potreste farlo a mano. Poi, per sicurezza, per non farlo muovere, con il filo di nylon trasparente o con un puntino a mano con un filo molto sottile, ho seguito due o tre linee di questi zigzag che ci sono all'interno, in modo tale che resti, vedete, fissato e non mi si muova durante la cucitura.
Questo io ho fatto il mio lato della piramide un po' più grande, in modo tale da coprire tutto con gli esagoni. Adesso che ho posizionato i miei esagoni, posso andare a rifilare la piramide a misura perfetta. Quelle che io vi do, alcune sono indicazioni che trovate nel cartamodello di The Bird House di Natalie Bird, altre sono chicche che io faccio per agevolare e velocizzare il lavoro e cercare di farlo nel miglior modo possibile. Quindi, non sempre le spiegazioni che io vi do sono quelle che troverete all'interno del cartamodello, le mie sono un po' semplificate per far sì che il lavoro lo possano fare tutti, senza grosse difficoltà nella traduzione oppure nella comprensione delle fotografie che in alcuni cartamodelli, non sto parlando di Natalie Bird, ma di tanti altri, sono di difficile interpretazione, diciamo così, oppure anche le designer, quelle più brave, a volte danno per scontato dei passaggi o delle cose, e quindi chi non è proprio esperta e chi non lo fa tutti i giorni potrebbe avere delle difficoltà. Con questa breve spiegazione, io spero di agevolare il lavoro di tutti, perché non c'è nessun segreto in queste cose, quindi meglio lavorate, più velocemente fate il lavoro, sicuramente più soddisfatte sarete. Comunque siamo in 162 Molto bene. lettori. Allora, torniamo a noi. E Quando tutti quanti ci metteranno? il like. Brava. Per mettere like cosa si fa? Lo dice la terma. Esci velocemente, uscite dalla chat, lì dove vedete le scritte, andate sul pollicione, tac, poi tornate a parlare con noi, giusto? E così avremo tanti tanti like. E la Telma sarà Tanti. contenta. E la Telma sarà contentissima, i cuori, like, a lei tutte queste cazzate, gli piacciono un sacco. Bene, voi mettete tanti like, schiacciate tante campanelle, condividete, condividete, condividete. Faccio questa piramide e poi facciamo una pausa, così diciamo la vincitrice della condivisione del premio della scorsa settimana, che era, non la vincitrice, cosa davamo in premio la scorsa settimana? Non mi ricordo più. Il La Potter. squadretta, o la squadretta quella per fare il Dresden, o quella davamo, la squadretta del Dresden. Ah, o 5 Headquarter di Tilda, o l'uno o l'altro, poi sceglie la signora che vince. Questo era settimana scorsa, quello di questa settimana è il cartamodello. Questo e questa mia amica qua che vincerà, giusto? Sì, Che quella è l'ho la tua scelta amica che io. vincerà. L'hai E quindi dovrei dire conosciuta quella adesso? signora, lo sai? Perché è venuta all'Open Day. Non ha fatto il corso della pochette con la cerniera con te, ma è venuta all'Open Day. Chi sarà che è venuto all'Open Day che vince il premio della scorsa settimana? Fuori porta. Facciamo un indovinello, magari ci sta seguendo. Viene non da vicinissimo, eh? Ok, quindi la vincitrice della scorsa settimana è... Non diciamolo, aspettiamo che No. qualcuno risponda, vediamo se indovinano. Chi lo sa? È perché adesso stanno parlando tra di loro come mettere il like. Si raccontano le Ma loro non cose come al condividere. solito. È bello perché noi Quindi facciamo le dirette e la dopo le scorsa signore finisce. si raccontano. Roberta, non tu, Ah. Roberta Nini. Veramente, se esci un attimino dalla chat dove ci sono tutti questi In commenti, dove italiano stai si chiama scrivendo chat. chat, Sai che oggi in aeroporto c'erano dei signori e ho detto, ma questi parlano come la Telma. vabbè, e quindi sto Erano, dicendo parlavano che in quel in portoghese. momento si può mettere, togliendo la chat, si può mettere il like perché vedrete i pollicioni. Altrimenti va bene anche se finisci il video, lo mettete dopo. L'importante è non scordate. Mai. Quindi, avete indovinato chi è la vincitrice del premio della scorsa settimana? Adesso vi do un'indicazione. È una signora che veniva da una località con il mare.
Vicina ma non vicinissima, e lontana ma non lontanissima. Sono sempre sulla cordi di Genova. Beh, io intanto ho rifilato il lato della piramide con gli esagoni. Adesso che è tagliato perfetto, è veramente carino, eh? Io lo trovo molto, molto, molto carino. Poi qui ha un pezzettino che è diritto. La signora insegnante che arriva dalle Marche in treno e che ha fatto come il play raggedy, dice la Franca. Purtroppo non è lei. Comunque si chiama Franca quella signora lì, è proprio quella di prima che si è comprata la macchina da cucire, che mi offrivo volontaria a consegnargli la casa così andavo 2 giorni al mare. Marilena, che è brasiliana, ma non ho capito. No, non è brasiliana, è molto vicina. Non so, tipo, come dico io, il mare più vicino a Milano. Qual è il mare più vicino a Milano? Mi hanno chiesto l'altro giorno. Ma era Ma non la vedete lontano, com'è fatta vedevate. l'Italia? Milano è lì, qual è il mare più vicino a Milano? Eh Sarà sì, la ma che è da. Sardegna? No. Proposito di Sardegna, quante cose vi devo sempre dire. Sabato sono venute delle amiche di Alghero a trovarmi e ci stiamo organizzando. A breve, non a brevissimo, come non lontanissimo, cioè tuttoissimo, andrò ad Alghero o verrò da voi ad Alghero a fare i corsi. Oramai la Sardegna è così, da nord a sud, è un attimo. Era tanto che non giravo, adesso andavo solo all'estero, adesso l'Italia è in lungo e in largo, adesso chiederanno. E in Puglia quando vieni? Sono anche in Puglia, veramente le signore della Puglia sono le prime che si meritano che io vada da loro, perché sono state le prime a chiederlo e non sono ancora andata, poverine. Vabbè, abbiamo detto la regione. Allora, dov'è questa signora? Questa sera non c'è. L'avevo vista già prima. Quindi la vincitrice è Marina Genovese. Il nome. Nome, nomen. Viene Quindi dalla prima l'ha Liguria. vista che era in diretta, però adesso vediamo se si fa presente. Allora, andiamo avanti col nostro progetto. Abbiamo fatto questo lato della piramide, rifilato tutto con gli angolini. Vedete che sono stati sufficienti aprendo questi bordini qui, 12 e non 14 esagonini. Poi fate quello che volete. Sopra, questo lato della piramide ha una cosa molto carina. Eccola qua. È un needle case, quindi è un portaaghi. Come l'abbiamo fatto il portaaghi? Innanzitutto, vabbè, c'è il cartone. Perché mi inquadri la sfollatura? Alza un attimo. C'è chi dice che bel balconcino oggi. Perché la pubblicità è l'anima del commercio, come dico io. Allora, ma siete tutte femmine, cioè, adesso vi voglio bene, ma nessuno di voi è il mio tipo. Questo è più o meno il cartamodello per fare questo needle case. Come è fatto? Voi disegnate due lati del cartamodello, un lato lo fliselinate, vedete il colore differente. Io qui ho messo sempre la fliselina della Blizzling, quindi un supporto termoadesivo solo su un lato. C'è la signora Marina. Brava Marina! Gli Qua dentro applausi. mi sembrava che fosse qualcuno al vetro, mi è venuto un No, ero io che battevo. morto. E fliseliniamo solo un lato, cuciamo i due lati lunghi e il pirulino piccolo sotto, e un lato lo lasciamo aperto perché questo lo inseriremo in cucitura. Cosa facciamo? Andiamo a tagliare questo angolino qua con le forbici, un pelino, vedete così. Abbiamo fatto una taschina e andiamo a rigirare. Marina Genovesi può scegliere tra la squadretta per fare il Dresden o 5 fret quarter di Tilda. Ecco qui. Questa taschina ha la fliselina all'interno, la facciamo leggermente più piccola di qualche millimetro rispetto al nostro cartamodello, perché così non ci va tutto in cucitura che poi ci appesantisce il lavoro.
sempre almeno un quarto di pollice più piccolo, vado a tagliare due piramidi di lana, di lanetta o di pannetto, quello che volete, leggermente più piccoli di questi qua, perché deve stare all'interno, vedete? E poi qua si aprirà così e sarà il nostro punta aghi in modo tale da non perderli. Questo è un oggetto che noi terremo sul nostro tavolo da lavoro, quindi dalla prossima settimana lo vedrete qui, dove io andrò a puntare tutti i miei spillini e tutte le mie cosine. Li abbiamo tagliati, a questo punto andiamo a puntarli sul lato aperto. Settimana prossima qual è il premio? Il cartamodello. Ma del portaspil, Sì. No. non del quilt dietro a te. La Paola. No. Il premio della condivisione della prossima settimana è questo. Ok, no, così chiariamo e siamo già a posto. Ok? Allora, prendiamo i nostri due trapezi, piramidine. Le mettiamo su un lato e le andiamo a puntare con lo spillo. E voilà. Questi andranno posizionati, ho sbagliato, sotto. Andranno posizionati sul lato della piramide. Ho dei dubbi, perché non mi viene più? Ah, sembro scema delle volte. Sono un po' stupida, vista l'ora. Me li metto qua. Gli esagonini sono pura decorazione, come il ricamo. Il lato... Perché ridi? Perché sono scema? Perché non riuscivo a girarli? Sto stanca, eh. Io arrivo a quest'ora, mica sono stata qui a suonare l'arpa celtica tutto il giorno. Di qua... E vedete, li posiziono in questo modo. Poi mi punto gli spillini in modo tale che quando vado a cucirli incomincio ad andare fuori di matto. Adesso, sempre per comodità, vado a dare una cucitina a filo in modo tale che il lavoro mi si semplifichi dopo quando vado a montarlo agli altri pezzi. Perché se vado in cucitura con tutto questo spessore attaccato agli altri, poi avrò delle difficoltà. Se magari tolgo la serpentina, alle mei. Naturalmente non sto cucendo a un quarto di pollice, cucirò a un ottavo di pollice, una cosa piccolissima, solo per tenerlo unito. Comunque Ecco. ti chiamano tanti, in tanti ti chiamano Pippi. Pippi. A me Pippi Calzelunghe. Chissà che ha fatto, che fine ha fatto l'attrice che aveva fatto Pippi Calzelunghe. Da bambina la guardavo sempre. Poi abbiamo all'interno un altro cartamodellino, che è questo qui, per fare questa piccola linguettina di lana. Questa piccola linguettina la andrò a cucire invece su questo lato della mia piramide. Poi, a cosa mi serve questa? Qua sotto andrò a cucire a mano un automatico, vedete, in modo tale da tenerlo chiuso. E sopra andrò a, o faccio un ricamino o punto un bottoncino di madreperla, in modo tale che io possa aprire e chiudere, non si vedono i punti della cucitura dell'automatico e resta comunque carino decorato così. Io ora vado sempre... Per sicurezza dargli un puntino, a macchina. Dicono che è anziana ora la Pippi. Eh sì, anche noi. Tu no, sei giovane. Mica tanto giovane, Difatti dopo la stavo facendo così. gravidanza geriatrica come la principessa, come la duchessa. Gravidanza geriatrica. Lo dicevano così Ma la gente spara un sacco di cavolate della perché Meghan. è invidiosa la gente.
Ecco qui, anche questo lato lo abbiamo fatto. Va che carino. Poi dopo, una volta tutto cucito, qui andrò ad attaccare l'automatico. Qui Comunque quei orsetti sotto sono troppo belli con la coperta. sono carini, eh? Sono simpaticissimi, sì. Questa è la mia macchina per cucire. Allora, abbiamo l'ultima faccia della nostra. Non mi inquadrava più. Abbiamo l'ultima faccia della nostra piramide. Su questa faccina andiamo a fare un portaforbicine. Quindi questa, che è di cotone, era il lato di cotone, l'ho completamente fliselinato con la fliselina della Bliselin numero 700 termoadesiva su un lato. Studiato bene oggi, eh? Ero qui da sola, non c'era la Telmelisa, sola e Ma no, con le abbandonata. fliseline, con le cose, oggi tutti i numeri In perfetti. realtà io oggi non ci sono mai stata in negozio, sono arrivata tardissimo, non te l'ho detto. Me l'hai detto che hai iniziato a fare di qua. Perché alle 5, sono arrivata in negozio alle 5, cioè sono venuta stamattina, ma poi avevo un milione di cose da fare. Fliselinato. A questo punto, sempre con un cartamodellino apposito per le forbicine, vado a prendere un pezzetto di tessuto della misura indicata all'interno del cartamodello. Io me lo fliselino su entrambi i lati perché il portaforbici deve essere un pochino sostenuto in modo tale che non buchi, le forbicine non buchino il fondo, mi raccomando. Oh, per l'esattezza la signora Pippi si chiama Inger Nilsson e adesso ha 60 anni. Hanno già fatto le... Pensa te, sappiamo tutto adesso. 60 anni, è grande, Il trapunto della coperta dietro della Natal Gold è fatto a mano? eh? No, è fatto a macchina. È Così. festonata a mano e trapuntata a macchina, Yes, giusto? sì. Sto cercando di capire che imbottitura c'è all'interno, adesso ve lo dico. Poliestere. C'è all'interno del poliestere. E secondo me o termoadesivo o spruzzato con la bomboletta. Ma la nostra amica Natalie conosci già la nuova imbottitura super calda, La caldissima? nostra amica Natalie sta aspettando che noi le mandiamo il campione dell'imbottitura di piuma. Lì dove lei adesso arriva l'inverno, Non lo so sinceramente che sì, cosa arriva. perché in Australia è giù, Sì. è il contrario di noi. Non so in che parte dell'Australia sia lei. Lo sa Claudio perché le scrive tutti i giorni. Lo sa Silvio, io no. Abbiamo fatto lo scissor case. Andiamo a tagliare. Tagliamo gli angolini, mi raccomando, così non ci fa tanto spessore all'interno. Buttiamo via tutto, ho lasciato una piccola apertura per poter rigirare, ovviamente. Non ho un aggeggino per rigirare io, la mia pieghetta l'ho vista prima qua. Nell'altro insieme alle via. Ok, Vedi che ti grazie. so tutto oggi? Veramente? Un'assistente fantastica.
Ecco qua. Adesso. Un attimo, che arrivo. Vorrei un po'. Adesso lo buco come faccio di solito. Un pochino più a punta. Eccolo qua, mandiamo dentro la linguetta e stiriamo. Mandata dentro troppo la linguetta. Comunque ha fatto tanti progetti con questo topolino bello, vero? Sì, tu non devi fare il blocco della nascita col topolino. Sono un po' messa in alto, ho fatto con un uccellino là. Con che uccellino? Mi è venuto un po' grande. Lo riduco un po' così, lo punto così. Con che uccellino l'hai fatto? Quelle di stream motion, ma uno che ho fatto con la con freestyle, sai, Ah. tipo uno di quelli un po' stilizzati, diciamo. Poi sono Adesso lo arrivata là, puntate, nessuno ha fatto niente. ovviamente. Ma tu avrai fatto un figurone al corso preparto con il tuo No, robinetto. lui era solo imbastito, non era vita. Lo puntiamo a piramide inversa sul lato e lo andiamo a cucire ovviamente su due lati. Ovviamente, magari mettiamo il piedino di. Voilà. Esposto tutto l'ago a sinistra quando metto il piedino D, anche perché questo è un po' spessino. Ok, parto e fisso il filo in questo caso, ahia, mi sono punta. Ovviamente il buchino che avevo lasciato aperto, che poi ho stirato all'interno, lo cucio adesso mentre lo sto ribattendo. Silenzio, ragazze. Il piedino D è una cosa sì, fantastica. E voilà. Poi qui, se volete, potete anche mettergli un nastrino in modo tale da, vedete? Inserire le forbicine, poi non perdere, mettete un bottoncino con un nastrino e potete tenerle così. Io devo mettergli il filo spinato, quello con Per non fare la scossa portare via. elettrica, per non farle portare via qua in negozio, perché un attimo che se ne vadano. Bene, a questo punto non facciamo altro che montare assieme i nostri quattro Prova a lati. ripetere che piedino è. Piedino D come domodossola, un Compensatore. piedino compensatore. Ecco, non tutte le macchine ce l'hanno, ma per le macchine che non ce l'hanno si può cambiare il gambo e si monta con il piedino D. Ho imparato, grazie. Anche se non mi occupo delle macchine per cucire. A questo punto vado a cucire i miei Dobbiamo metterlo sul pezzettini. sito. Dobbiamo metterlo sul sito, sì. Claudio, metti sul sito. Povero Claudio. Ma non c'è nessuno che vuole venire ad aiutare il povero Claudio con le cose computerizzate? Perché tra un po' si spara, non troviamo nessuno che viene qui. Allora, incominciamo a cucire i nostri pezzi assieme.
Non uso la colla perché sono un po' spessini, eh? Quindi preferisco, non essendo patchwork, non essendo un lavoro proprio di altissima precisione, puntarmi gli spilli, anche perché ho vari tipi di tessuti. Sto utilizzando vari tipi di tessuti e anche di spessori differenti. Perché cambiate il piedino, ti chiedono? Perché ho cucito a 1 mm dal bordo, l'ho cucito e ribattuto, quindi il piedino si è allineato, vi faccio vedere. Questo piedino ha una scanalatura qua sotto, non so se riuscite a vederla, e quando cucio questa scanalatura è così, fa come un binario e cuce esattamente, Compensa, è per compensa, quello compensatore, sì, e giusto? cucio a 1 mm dal bordo e poi gira attorno, vedete? Segue come un binario. Con stabilità. Sì, con stabilità, quindi non ho il piedino messo in sbieco così, perché sotto è già fatto così. Bene, andiamo a cucire i primi due lati, magari con un piedino di Bologna. Una macchina con un bel cucito, potresti indicargli il tipo di tessuto, quindi il tessuto pesante e non tessuto medio, così anche in automatico la macchina varia le sue informazioni. Quando farai i tuoi video, dirai tutte queste cose. Ah, per me? A me le insegni dopo, ma adesso. Poi le insegnerai a tutte le signore. Qui teoricamente dovreste cucire a 1/4 di pollice. Dico teoricamente perché io prima, avendo tanti spessori e tante differenti, come dire, differenti pezzi di tessuto, cucio prima un pochettino più piccolo, quindi tra il quarto e l'ottavo. Vado a verificare che ho preso dentro tutto e che il mio lavoro sia preciso, in modo tale che, vedete, ora posso andare a montare il piedino, quello da 1/4 di pollice e cucire perfettamente. In questi casi, anche se ho un pelino meno del 1/4 di pollice, purché mi prendiate dentro tutti i... E così tutto a filo. La Silvia dice che non credi di averlo. Non so che Dipende tipo dalla di macchina è. macchina. Che macchina è? Carlotta dice che non vediamo l'ora di vedere il video del signor Silvio. Con calma e pazienza, perché per i video di Silvio non sono come i miei, saranno più complessi e più divertenti. A me sempre le cose dozzinali mi danno. Vabbè, cosa vi devo dire? Adesso qui non mi cambio il piedino per pigrizia, ma cercate di cucire a un po' meno di 1/4 di pollice per... Oppure ci scrive su Nel Messenger, ci dà senso la che sua lei mail. non ha casa, però può... Se ci chiama e ci No, è scrive. un accessorio partner, non c'è in dotazione. Ah, ok. Non c'è in dotazioni, ma è un accessorio partner. Sì. Ci manda un messaggio con WhatsApp o con Messenger, poi Silvio risponde.
verificate. Allora, verificate che sia tutto perfetto e che abbiate margine per poter fare la cucitura a un quarto di pollice. Perfetto, e adesso andiamo a cucire a un quarto di pollice, così mangiamo dentro, mangiamo tutto il mangiabile. Questo è un consiglio da Roberta, ovviamente nel cartamodello non è riportato questo, eh. Poi non ditemi, ma quello non c'era scritto, quell'altro non l'ho visto. No, questi sono... Lei dice che non è elettronica, ma comunque va, giusto? Ma il piedino D non c'entra niente con la macchina elettronica o meno. È un piedino... Eccoci qua. Perfetto. Ora andiamo a montare il terzo. Questo me lo punto così in modo da non cucirlo dentro dall'altra parte. Ma dopo volete vedere la pancia della Telmelise? Come è cresciuta? Così riprendiamo anche lei. E anche Leonardo, sì. E la ninna nanna preferita di Leonardo sarà il suono della macchina per cucire. Zia Franca dice che la prossima volta facciamo il video per Roberta con i ragazzi con un dietro e i fuochi d'artificio. Sì. Anch'io voglio i video quelli elaborati. Che la Franca dopo che ha scoperto, perché non, tu no, ah sì, ti ha fatto vedere Claudio, vero? Come verranno i montaggi? No. Che non sono più venuta praticamente. La Franca non dorme da quando ha visto quella cosa. Ha detto che è un peccato diventare vecchi con tutte queste cose nuove che inventano i ragazzi. No, è una ragazzina. Allora, abbiamo fatto tutti e quattro i lati del nostro lavorino. Ma va che tenero. Ma Loredana dice che la sua nipotina invece si è addormentata solo con il phon. Col phon? Col phon. Faceva la parrucchiera da giovane. In un'altra vita. Franca sogna con i B-roll. Lei sogna i B-roll, sì. Adesso andiamo a chiudere questo tutto assieme. Gli spilli che usi? Gli spilli che uso sono quelli della Bohème ultra sottili con la testina di vetro. Posso aggiungere? Chi li ha provati? Erano i precursori della colla, ma questi comunque io li utilizzo tutti i giorni. Questi e quelli a fiorellino per alcune cose perché non temono il calore, neanche questi, però la pallina a volte mi dà un po' fastidio, ma insomma con queste nuove cose siamo super agevolati. Volta parto da qua. Ha detto che non fa la parrucchiera. Troppo bello, delizioso. Sì, è veramente delizioso anche secondo me. Adesso con l'ultima cucitura vado a chiudere la punta, eh? Dicevo, con l'ultima cucitura vado a chiudere la punta in alto. Poi al limite se si dovesse aprire, ovviamente perché è lana, gli diamo un puntino a mano.
Allora, dopo montiamo il fondo, intanto vi faccio vedere com'è venuto. Sì, la vogliamo vedere. Oh, che tenero. Oh, ma ci sta tanta roba lì, eh? E soprattutto, sì, cioè lo troviamo sempre. E poi lo È troviamo sempre perché lo metti sul impossibile tavolo. perderlo. Allora, la cosa che io vi consiglio, piccolo consiglio da Roberta, in realtà non ho letto tutto il cartamodello, quindi non lo so, magari lo scrive anche lei. Aspettate che do una letta generale. Sì, anche lei. Lo riempite tutto di imbottitura, ma sul fondo io vi consiglio un sacchetto di sabbia per l'acquario, in modo tale che diventi pesantino, no? Quindi lo riempiamo tutto di imbottitura e poi l'ultimo pezzo buttiamo dentro o sabbia per l'acquario perché è già lavata, quindi non fa la polvere, o anche quella per i roditori. Quella per i roditori, anche quella non fa la polvere, leggermente, ma una cosa impercettibile. Solitamente quella per l'acquario è bella liscia ed è piccola. Io non uso mai la lettiera per i gatti, primo perché è leggerissima, ha un peso specifico troppo leggero, i granelli sono troppo grossi e poi resta troppo ruvida, mentre quella per l'acquario è sottile sottile ed è pesante, come tanta gente del resto. Quindi poi, però dentro qua non ci stanno, quindi mettiamo la sabbia per l'acquario. Ripeto, imbottitura e dopo chiudiamo con la sabbia dell'acquario o per i roditori. Adesso lo rigiro in modo tale da andare a chiudere il fondo. Come monto il fondo? Ma è una cavolata. Vado a cucirlo così. Ovviamente cucio tutti e quattro i lati e un lato, quello più semplice, magari quello delle forbicine o quello del sacchettino, ne lascio un pezzetto aperto per poterlo rigirare. Domanda, ma il riso non va bene? E certo, però fa le farfalline e anche i vermetti. I vermut, sì. Non fare la battuta. Che fa sempre delle battute come quando andava a scuola, Silvio. Anche prima. Cade, Eh? cade, cade, no. Il riso? Fa le farfalline, fa le bestie. Bla 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 bla. E abbiamo il nostro coso mangiato dalle tarme. Dopo tutta la Pezzo di fatica di pece. pece nera, ma si sporca tutto. Quindi, siccome stiamo anche usando la lana, ecco, magari userei una cosa per La sabbia. l'acquario o sabbia per roditori. Ascoltate la Roby. Ecco qui. Ho chiuso tutto il mio fondo perfettamente. Il sale. Il sale crea l'umidità, poi si scioglie il sale se è umido e fa tutta la macchia. Dovete chiedermi qualche cosa d'altro. Ho detto la sabbia per l'acquario, non è che adesso mi dite tutte le sostanze che esistono al mondo. Un pezzetto di meteorite. Ecco qui. Avete visto? Guardate. Sì, Poi. capo, dicono. Brave. Tutti a raggiera gli spilli, quindi li ho messi tutti così, dall'esterno verso l'interno. E a questo punto vado a cucire la parte liscia sul fondo, quella sopra. E adesso qualcuno dirà: ma la pastina? No! No, quella non è arrivata. Momento. Va bene, Pocahontas, ti dicono. Fate poco le spiritose. Che poi quando vi si rovinano i lavori, ah, però non ce l'avevi detto! Ah, una tragedia. Era prima la mamma di Claudio, ascolto, no? Controlla che Claudio Che era faccia venuta a bene il suo farti lavoro. stamattina. Ah.
Io preferisco cucire sempre un lato alla volta anziché andare di seguito perché così chiudo bene i quattro angoli. Adesso un quarto. Adesso sto cucendo un quarto, sì. Qui ho lasciato un buchino aperto, forse troppo poco. E ora vado a rigirare. Poi domani lo finisco. Ecco qua. Poi Natalie sopra mette una pallina infeltrita di lana, di quelle che si fanno così. Io non ce l'ho e non faccio neanche la lana infeltrita, quindi metterò una pallina di legno ricoperta. Robby, lì richiedi, gli strati sono molti, il filo che titolo ha? Io sto usando il titolo 50, comunque. Avete visto che ho ripassato anche le cuciture più volte e non ha dato fastidio, proprio perché era un filo abbastanza sottile. Sto usando un ago 80. Eccoci. Dai, va che è carino da matti, eh? Come direbbe la Noemi, ma che tenero. Poi qui all'interno potete tagliarvi anche un po' gli angolini. Adesso io vado un po' di fretta, perché era una cavolata, ma quanto tempo che sono? Sono le 22:24, Giusto siamo a che... 155 spettatori. Oh, che bello! Ecco qui la nostra piramide porta oggetti. Allora, qui possiamo mettere le forbicine, vedete? Poi questo lo ricameremo. Qui ci possiamo mettere gli esagonini che abbiamo avanzato, la punta di questo, la scatolina, questa qua con gli automatici. Questo è un semplice puntaspilli. Adesso qua andremo a cucire l'automatico e qui all'interno sarà. Non ho degli aghi in questo momento. Sì, ce l'abbiamo. E questo qui sarà un. Vedete? Per puntare gli aghi da cucito o da ricamo. E poi lo chiudo con un bottoncino automatico. E poi qua, una volta che ho imbottito l'imbottitura, qui faccio un cono di carta e butto dentro all'interno la sabbia per l'acquario, no? Il riso, no? La pastina, no? Tutte le cose con il frumento, lino, no, 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 no. Non voglio. Ecco qui. Ed è questo qua. Sono i kit, vero? Ci sono i kit e c'è il cartamodello. A proposito di kit, adesso vi devo far vedere una cosa, perché sennò Claudio mi dice: ma come, non l'hai detto? Vi parlavamo di una borsa amara che diventava un telo spugna. Allora, non lo faremo nei video. Adesso io ve lo faccio vedere con approssimazione. Chi vuole lo può ordinare online.
Quindi o ci può mandare una mail, può ordinare sia il kit che il cartamodello nel colore che desidera. Questo è il telo che diventa borsa mare. Vedete, voi lo aprite così. Questo non lo faremo nei video, almeno che non ordiniate 50 cartamodelli una volta caricati, e allora giustifica il fatto che facciamo un video, se no. Spero che vi piaccia, perché è una cosa tanto carina questa qua. E questo è un telo mare. Bello. Questo è un telo che diventa una borsa mare così. Quindi, chi vuole il cartamodello lo può ordinare. Non c'è ancora il link perché Claudio non è riuscito a caricarlo. Da domani ci sarà il link per il kit e il cartamodello, ma lo posteremo dopo sui social, quindi poi lo ritroverete. Questo è per dirvi che questo progetto non verrà fatto nei video, ne faremo tanti altri come sempre. Vorrei i feltrini sotto la sedia domani. La sabbia dell'acquario tu la metti sciolta o fai un sacchetto apposito? Io di solito la metto sempre sciolta, faccio un cono di carta, poi brrr, nel frattempo va in giro anche per tutti gli altri posti che non sono l'acquario, ovviamente. Bene, anche questa sera siamo arrivati alla fine della nostra serata. Vi ricordo che il premio per la condivisione è il cartamodello di Natalie Bird The Bird House, che è questo qui, per fare il Mouse Pincushion. Mi è piaciuto il telo mare, ma vorrei dare una carissima, bella idea. È una carinissima, bella idea, è pratica da portare al mare, poi dopo c'è all'interno anche una taschina, insomma, è un cartamodello carino, si sviluppa facilmente, è velocissimo da fare, lo potete fare sia con un telo già fatto, così così perché ha una sua misura quello lì, che con, noi usiamo o il nido d'ape o la spugna, quella normale. Ci saranno a disposizione anche dei kit e poi potete scegliere voi telefonando il colore del tessuto da abbinare al kit. Il cartamodello invece non è abbinato a nessun colore. Volendo posso dipingere con il gessetto. E volendo puoi dipingere col gessetto il cartamodello, sì. Ah, dobbiamo far vedere la pancia della Telmelis dopo la fine coi saluti. Bello anche telemare, una figata unica. Avete Voglio domande, arrivare. dubbi, perplessità? No, solo complimenti. Mi è piaciuto lo carta, il Dai, è carino, portafili. questa è una cosa veloce, non necessita di squadrette, potete utilizzare anche per gli esagonini tutti gli avanzi che avete a casa, anche per questi qui, dei piccoli avanzini, insomma, io lo trovo carino, è veloce da fare, lo potete tenere per voi, lo potete regalare. Guardate, io ci ho messo veramente pochissimo. Ecco la Telmelis con la Buonanotte. pancia. Ta-da! Ma che pancia Ciao. che ha! Così? Da Così, sì. incinta. Ciao. Grazie della vostra presenza. Ah, guarda, ci si può vedere. Sì, io mi vedo Postura. Bra. sempre. Postura, diritti. Spalle Spalle giù. lontano delle orecchie. Bene. Bene, anche questa sera abbiamo finito. Stai attenta a non scottarti dopo che hai abbracciato il bollitore. Infatti, manca un abbracciare cosa, no, Che volevo un telo pancia che mare. hai! Oggi è un po'. Cioè, c'è Leonardo. Ciao Leonardo, come stai? È Ciao, ti stanco. bacio. È stanco? Sarà come suo padre. Sarà come suo padre, nascerà stanco, miccica, perché uno lo sopportiamo, due non lo so però. Nascerà e non ci avrà già voglia di fare niente, cioè vuole riposarsi. Non si può avere tutto dalla vita. Infatti, quindi guardate, c'è il posto per la forbicina, come avevo detto, anzi come ha detto lei nella scritta, per Guarda come sei grande rispetto a l'occorrente. me nel video. È perché sei seduta? Ah sì, tutta più Grande, grande. tutta più grande, intendevo quello, Tutta, tutta più grande. E niente, qua si possono mettere gli aghi.
giusto? No, perché stiamo lì a scrivere portaspili, ma è molto più di un portaspili. È un oggetto di design. Sì, che soprattutto non lo perderete. No, non farà così che in giro per... Infatti. Ciao, siamo nel video assieme. A A breve, a quando i breve. nostri video a breve sono lì pronti? Quando ci riprendi? Ora parti, a noi chi ci riprende? Il povero Claudio che non c'ha proprio niente da fare. Ok, adesso risolviamo la Adesso questione. risolviamo anche questa questione, perché questa settimana sarà una settimana di 1000 video da fare. Vabbè, già domani pomeriggio ci sarà il corso dello Snow Days. Ma che cos'è lo Snow Days? Quello ve lo posso far vedere, perché ho montato un primo pezzetto. Così tanto perché c'è tanta gente nuova e magari non sa che cos'è lo Snow Days. E È dov'è? un pannello che viene ricamato e cucito assieme. Io ho solo la parte cucita perché qua ho solo la parte cucita perché c'è anche il corso online. E la parte che voi vedete bianca poi invece verrà ricamata. C'è un pezzo ricamato. Dicono che io non sono più timida. No, lo sono, Questo è infatti sono un già pezzo dello scappata. Snow Days. Questo Che bello. è il mio personale. Stai ricamando tu? Yes. Un Brava. pezzo io e un pezzo aveva iniziato anche la Elena, ma poi non montavo i pezzi, gli altri. Questa è la parte sopra del mio Snow Days. Di solito è attaccato qua al mobile, così. Ah, ce n'è un altro pezzo. Ho già iniziato anche il laterale, la quinta lezione. Telchi. Vabbè, così non vi dice niente, ma ha il suo perché. Domani vi posterò delle fotografie, perché domani qua in negozio c'è la quinta lezione, le signore che stanno facendo il corso online la quinta lezione l'hanno già vista Infatti e la Patrizia è piena di cuoricini. domani c'è il corso e insomma, è la settimana saranno 2 milioni di video questa settimana, giorno e notte, notte e giorno. Devo, cioè, non ho tempo di andarmi a fare né la manicure né il colore ai capelli. Che qua ho dei ciuffi bianchi così. Sembro anch'io Mr. Fantastic, quello dei Fantastici 4, che divento di gomma e passo sotto le porte. Va bene, amiche. Anche per questa sera è tutto. Spero che questo progetto vi sia piaciuto Era una cosa semplice per non farvi montare sempre coperte o comprare sempre un sacco di cose. Qua potete utilizzare tutti i vostri scarti che avete a casa e lo riempite con quello che avete. Bene. Ciao. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti, ci vediamo per chi ha i corsi questa settimana in negozio, per chi ha i corsi online, per i prossimi video. I video di Silvio li vedete tra un po' perché Claudio fa quello che può. E se c'è qualche volontario che vuole venirci a dare una mano, noi diciamo di sì perché non sappiamo più da che parte girarci. E ciao e buonanotte a tutti. Io mi sa che questa sera non mangio. Sono ingrassata tantissimo, sono così. Sera. Sei Uno yogurt. bellissima, sei bravissima. Buonanotte, signore, è stato un piacere avervi qui con noi. Ci vediamo martedì prossimo. Mi raccomando, condividete, condividete, condividete in modo tale da giudicarvi un premio, anche se piccolo, ma è sempre un regalo. E cucite, cucite, cucite. Un bacio. Ciao!